Allora le prime che ho trovato, no, queste, ho chiesto cosa erano, no. Va bene, dicevano, sono serpenti pietrificati dalle acque del diluvio. L'avventura di Attilio Benetti è cominciata così. Da quel giorno è nato prima come idea, poi come sogno realizzato, il Museo dei Fossili di Camposilvano a Velo Veronese. Uno dei padri nobili della cultura in Lessinia, che deve molto a uomini come lui, che hanno dedicato la vita alla montagna e ai suoi tesori. A oltre 90 anni, il Tilio, come lo chiamano tutti, riceve uno dei riconoscimenti più importanti a livello nazionale per chi difende e valorizza il patrimonio italiano. La carovana delle Alpi di Legambiente, infatti, gli ha tributato la bandiera verde, l'unica assegnata in tutto il Veneto, dove invece del vessillo nero è stato insignito Luca Zaia, bocciato dagli ambientalisti per il prolungamento della A27 tra le Dolomiti bellunesi. Il premio Benetti, si legge, è stato conferito per l'attività scientifica di studio, ricerca e catalogazione di reperti fossili e per la passione dimostrata nei confronti della sua terra, di cui, aggiungiamo noi, è riuscito a raccontare la storia attraverso le pietre. Come avevamo detto in una puntata del nostro Mondo Agricolo, nelle ammoniti la testimonianza di un mondo perduto.